che vabbè, potrebbe... ma secondo me resisterebbe un quarto d'ora. Allora, qualcuno stamattina diceva che vuol dire una copiaccia. Ecco, questo vuol dire una copiaccia. Questi sono i titoli di Sole Rosso, film western con Alain Delon, Ursula Andress, Toshiro Mifune, Charles Bronson, che va sempre bene e non, va bene nonostante la copia sia questa. Guardate che schifenza, speriamo prima o poi di averne una copia decente, ma bisogna dirlo, è brutta, è brutta, è una brutta copia, è una brutta copia tagliata, decolorata, sbiadita, ci stiamo provando da non so quanto tempo. Speriamo prima o poi di riuscire ad averlo, ma insomma, ecco, lo diciamo. Quando abbiamo la copia bella ce ne vantiamo. Ciao Beppe. Quando, anzi, visto che mi chiamo Alberto, ciao Beppe! Fa una cosa. E là Beppe, in effetti, sì, così. Pa! E allora, no, vabbè, è veramente una copia schifosa che speriamo prima o poi di migliorare. Patrizia, grazie di aver invitato anche tu i follower. Allora, andiamo velocissimi perché Leo vuole andare a casa, giustamente, e ne sa molto più lui di me dei film di stasera, quindi adesso farò finta di cominciare a parlarne, ma poi scapperò via. Ciao Renata, chi si rivede? Allora, al volo, i film sono Prima e Dopo. Prima serata, questo è un film che abbiamo agguantato un po' fortunosamente, ci siamo resi conto che avevamo la possibilità di trasmetterlo prima che scadesse, quindi dopo questa prima serata avremo tipo tre repliche a distanza ravvicinata, per cui... Ah, Beppe sta colorando la sua vignetta, seguite Beppe Beppetti soprattutto su Twitter, perché non fa i periscope, però fa delle vignette molto divertenti che potete leggere su Twitter, oltre che sulle pubblicazioni. Abbiamo agguantato fortunosamente, eccetera. Abbiamo già trasmesso due volte in prima serata. Sì, sì, sì. Rischiavamo di farlo cadere. Fortemente voluto perché mancava dalle trasmissioni televisive da qualche anno. Ed è un film interessante. Tu ricordavi. Hai già detto di chi è? Non l'ho ancora detto, no, non l'ho ancora detto. Volevo lasciare a te questo piacere, ma a questo punto vi dico che è di Babe Schroeder, regista di cui ho visto poche cose, però lo intervistai a Venezia quando venne con La Vergine dei Sicari, che era un film girato in digitale in Sud America, ora non ricordo se fosse in Colombia, ed era un film molto interessante sui vari cartelli colombiani. Però era un film non di genere, mentre invece l'altro film suo che ho visto e che ricordo era Single Wife Man, che si chiamava Inserzione Pericolosa, che era fatto bene. Adoravo Bridget Fonda soprattutto per il taglio di capelli, però era uno di questi film abbastanza così di genere, cioè di confezione, senza grandi voli. Forse possiamo dividere la sua carriera in due grossi blocchi. Il primo è relativo a alcuni film straordinari che pochi hanno visto, ma questa rete a suo tempo ha anche trasmesso. Uno si chiama naturalmente More, di più ancora di più, il film di cui la versione italiana è in qualche modo sparita, però ne è riapparso sottotitolato, editato, e lo trasmettemmo credo nel 2005-2006. È un film, quindi ai tempi ancora di Rai Sa Cinema. Esattamente, è un film che è famoso soprattutto per la colonna sonora dei Pink Floyd. Ah, ok, sì. Girato nel... Io avevo in mente un film che si chiamava More, ma era di Paul Vecchiali, credo, quindi è un titolo, lo stesso titolo, ma un altro film. È stato a Ibiza negli anni della droga e dell'ippismo, diciamo, a tutto tondo, ed era un apologo abbastanza amaro sulla fine dei sogni, una specie di Requiem for a Dream ante litteram, se vuoi, però tutto investito da questa idea delle vacanze, del sole, del sun worshipping. Okay. E poi visto che citi Requiem for a Dream, lascia che dica che lo trasmetteremo, cioè. Saremo la prima televisione italiana free, eccettuando quindi i satelliti e quelle che si vedono via pagamento. Sarà la prima volta che in Italia viene trasmesso su una televisione free Requiem for a Dream di Darren Aronofsky, volevo fare lo sborone che si ricordava il titolo di Hubert Selby. Non mi ricordavo il nome dell'autore. Allora, il 26 febbraio in seconda serata, segnatevi la data, primo passaggio assoluto televisivo in seconda serata, perché ovviamente in prima non può andare. Credo di no, perché noi trasmettemmo anche questo circa una decina di anni. Ma si chiamava Rai Sat Cinema e si vedeva soltanto pagando il bouquet di Sky, mentre la prima volta viene trasmesso in chiaro. Totalmente vero. E quindi dicevamo, l'altro film famoso per adepti era La Vallée, che era una storia straordinaria ambientata in una parte non scoperta della foresta amazzonica. Quindi erano due film che incrociavano etnografia,
sociologia, cultura pop, eccetera, eccetera. Anche in quel film, colonna sonora dei Pink Floyd, Obscured by Clouds. Ah, Poi a un certo, certo ok. punto è Sì. rimasto un po' fermo, è uscito fuori con un film che si chiamava Anche un'età, Barfly, Barfly, che era Barfly, ispirato a tratto da Bukowski ed era Bukowski, prodotto dalla Cannon e con poi ha Mickey cominciato a Rourke. fare tutta una serie di film un po' a metà fra il genere, in cui rileggeva il genere, lo cambiava, lo Devo mutava. scegliere proprio Jewelicious? In realtà non me ne importa niente di nessuno dei due, scusa. Tu E questo preferisci film, la Roma o la Juventus? io sono un po' più romanista, Ok, e il film di questa sera è un film totalmente classico, in bene. Sì, cui questo mi una... sembra ecco, Sì. un confronto anche di posizioni morali, perché allora si racconta. Ciò è esattamente, lui forse continua a essere interessato a individui che devono affrontare delle scelte morali piuttosto estreme. Allora, raccontiamo brevissimamente la storia. C'è una coppia, marito e moglie, che sono Meryl Streep e Liam Neeson. Hanno un figlio che è Edward Furlong, fra l'altro ricordato in realtà praticamente soltanto per essere stato il figlio di Terminator, potremmo dire, in realtà il figlio di Sarah Connors. Sì, American History X, l'ho rimosso. Mi sono fatto bruciare i neuroni che mi ricordavano che l'avevo visto. Sì, ma era un brutto film, dai, di un ex pubblicitario paraculetto, sì, giusto perché c'era. No, allora scusa, Edward Furlong era bello in Little Odessa, mi pare che c'era sempre lui, funzionava abbastanza Sì, comunque bene. insomma, in questo film è Vabbè, molto bravo. ecco, in questo film è molto bravo. Allora, praticamente viene accusato di essere l'assassino di una ragazzina che è stata uccisa. E Esatto. il padre credo che lo ritenga colpevole e vuole proteggerlo, la madre credo che lo ritenga innocente e vuole che lui affronti il processo per Diciamo essere che in ogni punito. caso il genitore maschio, cioè il padre, decide, qualsiasi sia La la posizione. verità, di difendere, di coprire quelle che lui ritiene Coprire la essere famiglia. delle Ok. prove. Allora, da lì in poi nasce, Si si scatena il scatena il conflitto. conflitto e nasce tutta una lettura di cosa significa essere famiglia negli anni 90, se vogliamo, poi in una situazione Alessandro ci particolare. chiede di che film parliamo. Siamo sul film di prima serata di oggi che è Prima e Dopo, in inglese Before and After, con Liam Neeson, Meryl Streep e Edward Furlong. Allora, la Scritto, fra sceneggiatura, sì, l'altro, ecco, bravo, la dicevamo, sceneggiatura è scritto. di Ted Talley, ne parlavamo prima, che Sì. aveva Che preso l'Oscar per Il silenzio degli innocenti, era tratto da un romanzo, e ma aveva questo film preso è, l'Oscar per il miglior sì, adattamento. esattamente, anche qui la Anche qui sceneggiatura è c'è un tratta da romanzo. un romanzo di Rosalind Brown. Rosalind Brown, ok, d'accordo. Quindi questo è il film di prima serata. Diciamo Per un'ultima cosa su sì. questo film: è uno dei 3 o 4 film che Schroeder ha girato con Luciano Tovoli come direttore della fotografia. Okay. Mi chiedeva Renata, inserzione pericolosa non era Ellen Barkin? No, Ellen No, Barkin no, era non è che protagonista di Sea of Love con Al sì. Pacino che si chiamava. L'abbiamo trasmesso Allora, tante inserzione volte, ma pericolosa era quello in Single Life cui Female. Single Life Female era una ragazza che trovava una coinquilina che si rivelava poi una pericolosa psicopatica. Come si chiamava Sea of Love in italiano? Inserzione letale, quella di investigazione, Non me lo c'erano quei titoli ricordo, tutti non tipo me lo Attrazione Fatale del ricordo, Cacchio. sì. Vigliacco, se mi ricordo. Aspetta un attimo, Sea of Love si chiama. Dai, qualcuno che se lo ricorda. Seduzione Il film è di pericolosa, Harold Becker, Seduzione pericolosa. Seduzione seduzione pericolosa. pericolosa, Vedi sì. che alla fine, a furia di farsi i titoli tutti simili, uno poi se li confonde. Seduzione Quindi ci sta pericolosa. tranquillamente lo scambio. Bridget Fonda con un taglio di capelli proprio meraviglioso, però vabbè, non è il Pensavo film di fosse un stasera, altro quindi film. io sì, veramente sto proprio emozionandomi Sì. perché sta altra cosa. Vabbè, ognuno ha i suoi feticci. Tra Sì. l'altro, curiosamente, in questo film di Tarantino di ieri non ho visto. Evidenziato il feticcio dei piedi femminili, anche perché c'è tipo una sola donna, è coperta di sangue, di ematomi dall'inizio alla fine, quindi forse c'era poco da andare a divertirsi su queste cose. Ciao Rappa. Allora, questo era il film di prima serata, prima e dopo alle 21:15. In seconda serata abbiamo film che non si vede da un po' di tempo, almeno in orari accessibili. Quindi, se vi interessa, acchiappatelo in seconda serata oggi. Non lo vedrete mai in prima serata e non lo vedrete mai neanche di giorno perché parla abbastanza anche crudamente di un tema un po' lontano dalla nostra cultura italiana. Parla del terrorismo tedesco. Il film è La banda Baader-Meinhof del 2008 ed è tra le altre cose anche molto lungo, sono 2 ore e mezza, quindi durerà boh, 2 ore e 3 quarti, credo, con la pubblicità. È un film diretto da un regista abbastanza andante, tale Uli Edel, che aveva firmato tra gli altri Cristiana F, ha fatto il terribilissimo, orrendissimo film con Madonna, di cui ogni volta ci dimentichiamo il titolo, ce lo siamo regalato prima, adesso non me lo ricordo, ma che è Si Body of chiama Body Evidence, of Evidence, l'orrendo ciao. scopiazzatura, ciao, di Basic Instinct.
ha fatto diverse aveva cose anche fatto Ultima fermata a Brooklyn con che l'attrice non che ho tu visto, citavi però per i film che hai visto ieri. Brooklyn, Ultima fermata a Brooklyn, era tratto sempre da Uber Selby, Sempre se da non Uber sbaglio, lo Selby, stesso autore di Requiem for a Dream. assolutamente. Ed era un film, insomma, discreto. Insomma, è un po' peggiorato con l'andare degli è diventato un po' corrido Ma anche lui. è un esecutore, Sì. cioè questo di fatto, questo film è un progetto soprattutto di un produttore tedesco, Bernard Eichinger, non so come si pronunci, vai che comincia la scampanata, che è stato tra le altre cose, se non ricordo male, mi pare fosse stato tra i produttori della Storia Infinita, quindi un produttore di cinema commerciale che, ciao, ciao Renata, grazie dei cuori, grazie dei cuori, grave. Per cui è un'indagine sul passato della storia, anni 70 della Germania, con chi c'era, Moritz Bleibtreu e Guarda, c'è Martina Goeddi, che sì, no, ecco, sì, sono i due nella Goeddi personaggi. nei panni di Ulrich Meinhof e Bleibtreu nei panni di Andreas Pader. E comunque era tratto anche questo da un libro di Stefan Holst, che Ah, ecco, vedo, era guarda, vedo un. adesso su IMDb che Bernard Eichinger, che è il produttore, è anche coautore della sceneggiatura Si insieme a Goethe, tratta quindi si sente. da questo libro memoriale di Stefan Holst. Esattamente, sì. Ed è un film, come raccontato te, molto lungo, una ricostruzione abbastanza fedele, diciamo. È un film, però, forse non. Anzi, curiosamente, visto il regista, è molto meno sensazionalistico, è È molto meno abbastanza rigoroso, io l'ho commerciale, visto ormai abbastanza, diversi bravo. anni fa, ma Molto meno commerciale di quanto avrebbe potuto essere. sì. Vabbè, per oggi ci limitiamo alle prime e seconde serate. Durante la notte, che cos'è che ci aspetta? Dopo la banda Baader-Meinhof c'è la storia vera delle Signore dei Camelie, un Bolognini abbastanza tardo, però ovviamente come sempre, ciao Luca, E poi c'è di Mammut di buona... E poi c'è di nuovo nuovo. la replica di Mammut di cui abbiamo parlato l'altro giorno con Depardieu, una specie di commedia, in realtà c'è poco, ma Road con elementi road movie, movie di operaio, operaio e insomma, in biker. cui Quindi se sì. siete biker, O se siete operai e operaio, volete un road o se movie, avete a che ridire con state ciao, ciao svegli. Serena, se avete da ridire con il vostro datore di lavoro che magari non vi ha versato i contributi, ecco, Esatto. prendete esempio da Gerard Depardieu e Mammut e capite come comportarvi Per per riottenerli. riottenerli o comunque per sfogarvi, mettiamola così. Ti saluta in particolare Serena. Grazie Serena. Allora, Buon poi invece giovedì. domani mattina, se non avessi più interrogantino, La Tosca, se volete vedere La Tosca, una Monica Vitti spettacolare in un film di Luigi Magni, e poi ci sarà un ritorno dei Magnifici Sette, la ribattuta della prima serata di 2 settimane fa, che è il secondo dei 4 film ad oggi, perché si sa che si sta lavorando a un reboot, della saga appunto dedicata ai Magnifici Sette. Ti saluta adesso Alice, in questo momento non è davanti all'iPad, però ti saluta Serena. E in realtà ti salutiamo anche noi perché dopo questa scampanata ce ne andiamo come dei diavoli fuori dall'inferno, ce ne andiamo a casa e niente, vi auguriamo di restare a lungo in compagnia di Rai Movie, dei nostri bellissimi film, altrimenti speriamo di rivedervi domani mattina per l'ennesimo periscope della giornata. Grazie a tutti. Ciao, devo pedinare Giulio. Ma adesso dov'è Giulio? Se mi dici dov'è, vado a cercarlo immediatamente. Allora così facciamo un bel periscopio incrociato con l'incrocio dei flussi che sappiamo dai Ghostbusters produrre sempre effetti molto interessanti e pirotecnici. Buona serata.